per aiutarmi a sciogliermi nel parlare, perché in passato ho avuto difficoltà anche nel parlare con persone con cui non avevo magari confidenza e, come ho detto prima, anche in gruppo, quindi mi hanno aiutato molto anche nell'uso della mia dialettica, nel fare un discorso di senso compiuto, senza bloccarmi, senza avere grosse difficoltà. Preparazione psicoattitudinale. Oggi sono con Nicolina, un'allieva del mio corso di preparazione psicoattitudinale che ha sostenuto da poco un concorso in, diciamo, forze dell'ordine, forze armate. Buongiorno Nicolina. Buongiorno, dottore. Allora Nicolina, tu quanti anni hai e di dove sei innanzitutto? Io ho 23 anni e vengo da un paesino in provincia di Caserta, in Campania, che si chiama Grignano d'Averta. Ok, io non sono di Caserta. Tu, diciamo, come ti è venuto questo corso online, insomma? Io conoscevo già il suo corso perché ho visto varie sponsorizzate sui social, tipo Facebook, Instagram. Poi, tramite una persona fidata che mi ha parlato bene del suo corso, ho iniziato, ho intrapreso questa esperienza. Cosa ti ha spinto a contattarmi e chiedermi di prepararti con me? Mi ha spinto il fatto di voler approcciarmi diciamo, al colloquio con uno psicologo, un perito, ancora prima di provare il concorso. Va bene, Nicolina, quindi tu hai svolto, diciamo, il mio corso introspettivo, quindi hai svolto, diciamo, una prima fase di corso in piattaforma con delle video lezioni dove hai sostenuto appunto dei quesiti, hai svolto delle task, dei compiti, eccetera, eccetera. Questa prima parte in piattaforma, come ti è venuta, Nicolina? Molto bene, mi sono trovata molto bene anche perché ho, diciamo, imparato a conoscermi bene e tramite le risposte alle domande che c'erano ad ogni step delle video lezioni, ho imparato a capire i miei punti deboli e trasformarli in forza per affrontare questo discorso, questo concorso, mi scusi. Certo. Quindi in una seconda fase poi tu hai avuto anche l'accesso ad un gruppo Facebook riservato all'interno della quale, insomma, abbiamo sostenuto delle coaching di gruppo per 3 settimane, 4 settimane. Come sono andate queste coaching gruppo, le sessioni di tutoraggio con un'altra dottoressa, insomma? Dal mio punto di vista sono andate molto bene perché anche il fare delle coaching in gruppo mi ha aiutato nel confrontarmi con altre persone, quindi magari Perché? Perché? anche nel rispondere ad alcune domande, magari prendere spunto anche dalle risposte che davano altre persone, mi ha aiutato tanto a fare bene un mio discorso personale, Certo. a prendere spunto da appunto altre esperienze per migliorarmi. Ottimo, va bene. Successivamente, diciamo, come completamento del corso abbiamo sostenuto anche delle consulenze individuali. Come sono andate queste consulenze individuali, Nicolì? Molto bene e soprattutto per aiutarmi a sciogliermi nel parlare, perché in passato ho avuto difficoltà anche nel parlare con persone con cui non avevo magari confidenza e, come ho detto prima, anche in gruppo, quindi mi hanno aiutato molto anche nell'uso della mia dialettica, nel fare un discorso di senso compiuto, senza bloccarmi, senza avere grosse difficoltà. Questo, Nicolina, è una cosa molto molto importante, questa cosa che stai dicendo, perché molto spesso diciamo, si pensa ad un corso di preparazione a dei concorsi in forze dell'ordine, forze armate o anche dei concorsi, non so, in aziende private in generale, che hanno a che fare con la, diciamo, con la classica metodologia docente-discente, no? Quindi formazione in aula in cui si dice cosa fare a tutti come, insomma, dei pecoroni, no? Mi viene da dire, insomma. Invece no, tu stai evidenziando il fatto di fare introspezione personale, proprio individuale, certo, con degli strumenti che io metto a disposizione, però io non ti ho mai detto, Nicolina, fai questo, rispondi così, rispondi colà. No, anzi, lei mi ha sempre consigliato di essere me stessa in tutte le risposte che poi avrei dato lì al concorso e di dire sempre la verità perché penso sia il mezzo migliore Certo. per farsi conoscere e dare una buona Certo. impressione di se stessi. Però questo l'hai potuto fare anche facendo introspezione veramente in maniera consapevole e luminosa, mi viene da dire, no? Rispetto alle tue capacità, Soprattutto. attitudini, no? Ragion per cui tu magari a differenza di altri sei arrivata lì senza ansia, insomma serena, come mi dicevi, rispetto il esplicitare te, la tua persona, ad un selezionatore, no? E questo, diciamo, il Sì. trucchetto, se vogliamo parlare di trucchetti, come dicono alcune persone, ma non esistono trucchetti o bacchette magiche, questo è sempre stato chiaro fin dall'inizio, insomma.
Va bene Nicolina, allora per chi è interessato al corso di preparazione cliccate sul link qui sotto o qui sopra e accedete insomma alle informazioni. Nicolina, tu a un ragazzo o ad una ragazza che si accinge a prepararsi a questi tipi di concorsi, come gli consiglieresti di prepararsi? Diciamo alla classica maniera, con dei libri o insomma dei documenti acquistati online, insomma, o con un corso diciamo interattivo, no? E perché? Sicuramente con un corso, perché con i libri, diciamo, i libri ne parlano in maniera molto generica, quindi non hanno uno studio dietro individuale come abbiamo fatto al corso, quindi non possono aiutarti al 100% come magari una persona che ti studia e aiuta a studiarti da solo e capire al 100% se stessi, ecco. Quindi io consiglierei sempre un corso per avere proprio una visuale a 360 gradi di se stessi e quindi vincere il concorso. Certo, il tuo beneficio è stato vincere il concorso, però è anche vero che tutto quello che abbiamo fatto insieme comunque te lo porterai a vita anche in futuro, diciamo. Quindi ottimo, Sicuramente, perché bene. io mi sento migliorata, ho molta più autostima in me stessa, come ho detto, ho più proprietà Più del mio sé. autostima, Nicolina, più autostima. Questo è interessante. Perché dici Molto, sì. questo? Perché, ecco, appunto, conoscendomi, come ho detto prima, ho imparato a trarne forza anche dai miei punti deboli, quindi mi sento cambiata e mi sento, appunto, migliorata sotto tanti punti di vista. Bene, bene, belle parole. Va bene, Nicolina, posso pubblicare questo video testimonial nei miei canali affinché possa promuovere il mio corso? Assolutamente sì. Ok, Nicolina, tu lavori o collabori per me? No. Ok, ottimo. Va bene, Nicolina, io ti faccio un grosso in bocca al lupo per il tuo futuro e per la tua carriera e ci La aggiorniamo ringrazio. presto. Grazie, Nicolina. Arrivederci.